Noi siamo una biblioteca generalista, quindi siamo aperti a tutti i cittadini. Non abbiamo limiti di età nell'iscrizione, quindi anche il bimbo di pochi mesi, se il genitore lo desidera, può essere iscritto e può essergli rilasciata una tessera unica. Abbiamo un discreto numero di bambini piccoli, anche perché aderiamo al progetto Nati per Leggere. Uno dei due spazi della sala ragazzi è proprio specificamente riservato ai bimbi. Abbiamo un rapporto, direi, consolidato nel tempo con le scuole. In particolare, lavoriamo con le scuole medie, quindi sia le Saffi che le Besta. Abbiamo comunque attività tutto l'anno con le scuole elementari, in particolare le scuole romagnoli e le Domenzoni. E non mancano comunque le collaborazioni con le due materne, la statale e la comunale, e anche con il nido, anche perché una buona parte dei dipendenti comunali che lavorano in biblioteca provengono dall'esperienza del nido, erano educatori di nido e quindi si portano dietro questi rapporti e questa facilità di lavoro con i bambini. Un'educatrice di Open Group. È un lavoro a metà fra l'educativo e il biblioteconomico, tutti i martedì e tutti i mercoledì ha delle attività ad utenza libera, il martedì con i bambini e sono prevalentemente letture animate, il mercoledì con gli adolescenti. È un lavoro più complesso, più delicato, ma direi ugualmente soddisfacente. Siamo riusciti a realizzare nell'autunno del 2014 un progetto con loro, il titolo è Il pilastro siamo noi e questi ragazzi, questi preadolescenti in sostanza si raccontano. Al momento l'educatrice sta facendo un lavoro sempre con i preadolescenti sul tema del cibo. Quest'anno, sempre con le scuole medie, lavoriamo con una cooperativa, la cooperativa Equilibri. Abbiamo fatto nella prima parte dell'anno scolastico un progetto di promozione alla lettura sul tema della guerra in generale e della prima guerra mondiale, nello specifico, poiché ricorreva il centenario. E nella seconda parte dell'anno, sempre con le scuole medie, un progetto denominato Le creature selvagge sulle emozioni forti. I ragazzi, insomma, che proprio perché sono forti, sono definite creature selvagge.